Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube, io sono G29. Oggi, come vedete, postazione diversa, siamo qui primo giorno al mare, come vi ho raccontato ieri, e oggi siamo qui in un video abbastanza breve, non mi dilungherò più di tanto per parlare di un argomento. L'argomento centrocampista, e ci concentreremo un attimo sui vari nomi che potrebbero arrivare a centrocampo. Prima però vi ricordo di iscrivervi, azionare la campanella delle notifiche, mettere mi piace a questo contenuto e iscrivervi ovviamente, che dobbiamo arrivare ai 200 iscritti il prima possibile. Allora, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, ma anche su Twitter e Instagram, dove vi invito ad andare a seguirmi, McKennie verso la permanenza alla Juventus. Questa dovrebbe essere la scelta finale dopo le valutazioni della società e di Max Allegri e tutto il suo staff. Weston McKennie dovrebbe restare alla Juventus e per me non è neanche così male, visto che in questo precampionato, soprattutto la partita contro il Real, sta dimostrando di potersi giocare un posto all'interno della Juventus. Quindi, senza andare a investire sul mercato, per me la permanenza di McKennie è un'ottima scelta da parte della società e del tecnico Max Allegri. Poi c'è un'altra notizia, che è quella di Fagioli, non è legata al calciomercato ovviamente, ovvero che Nicolò Fagioli ha iniziato a allenarsi di nuovo dopo l'infortunio alla spalla e dopo la tonsillite, sta guarendo, però non si sta ancora allenando, cioè non inizierà col gruppo, infatti molto probabile salti la prima di campionato, tornerà più avanti probabilmente dalla seconda barra terza giornata e tornerà al top metà settembre, anche inizio ottobre, se le cose vanno tutte secondo i piani della Juve. Quindi Fagioli, per vederlo in campo dovremmo aspettare ancora un po', però filtra ottimismo. La questione Pogba è complicata, perché come sapete c'è un interessamento dell'Arabia Saudita. In Arabia il mercato va avanti di 20 giorni, cioè finisce 20 giorni dopo che in Europa, infatti qui in Italia finisce il 1 settembre, in Arabia finisce verso il 20-25 settembre, non ricordo bene la data, comunque dura 20 giorni in più, è tanto, soprattutto perché la Juventus proverà Pogba. Se entro le prime 3 giornate non sarà disponibile almeno per 2 partite, anche soltanto in panchina, si prenderà la decisione di spedirlo in Arabia Saudita. Ci sono diversi club su di lui e la sua partenza, non so onestamente quanti soldi potrebbe portarci nelle casse, però qualcosina ci potrebbe portare. Quindi McKennie resta, Pogba potrebbe partire, Miretti va in prestito, Rabiot resta, Locatelli resta, Fagioli resta, Rovella dovrebbe restare, e che altro resta lì a centrocampo? Zaccaria, c'è stato un clamoroso colpiscena perché doveva andare all'West Ham, era tutto fatto con l'West Ham. Poi è arrivato il Monaco, stessa identica cifra delle West Ham offerte alla Juventus. La Juventus accetta, Zaccaria preferisce di gran lunga il Monaco, sia per i soldi dello stipendio, sia perché comunque sarà centrale nel progetto del tecnico che lo voleva già ai tempi che giocava al Mönchengladbach. Quindi Zaccaria verso il Monaco, come ho detto le cifre sono sempre quelle, circa 20 milioni, sempre quelle che avrebbe pagato il West Ham. Quindi Zaccaria è sempre in uscita. Arriviamo al nome che è stato costato negli ultimi giorni, nelle ultime ore, ma si parla ormai da diverso tempo, ovvero quello di Kepren Thuram, fratello di Marcus, attaccante dell'Inter e figlio di Lilian. C'è una pista 22enne, se non erro, del Nizza. Lui è nato in Italia, ha passaporto francese, lui gioca per la nazionale francese e è un bel prospetto, ha già dimostrato tanto con le giovanili della nazionale francese, ma anche col Nizza questa stagione ha fatto veramente molto molto bene. Come sappiamo ci sono ottimi rapporti tra Giuntoli e la dirigenza del Nizza, quindi se appena venderemo Zaccaria, Miretti in prestito, Nicolussi anche in teoria dovrebbe andare anche lui alla Salernitana, e forse venderemo Pogba, la Juventus, se decide di andare su Kepren Thuram, per me può chiudere in tempo zero, perché comunque ci sono buoni rapporti, il giocatore è già stato contattato e sarebbe contento di un trasferimento in Italia, quindi molto molto bene. Kepren Thuram, come detto, è un ottimo centrocampista di qualità, molto fisico, tecnico, a me piace veramente molto, ho guardato un po' delle sue partite con Nizza, così è veramente molto molto forte, promette veramente bene, ha già dimostrato tanto, ha ancora tanto da dimostrare, da migliorare, però
per me si è messo in condizione la Juventus, può fare veramente veramente bene. Quindi con la probabile cessione in prestito di Miretti al Salernitana, con anche quasi ormai definita cessione di Zaccaria e con la possibile partenza di Hans Nicolussi o in prestito o a titolo definitivo anche lui di nuovo Salernitana, che Prem Thuram può arrivare realmente alla Juventus. Io penso che se arriva non farà il titolare all'inizio, perché il centrocampo titolare, come abbiamo visto anche in tournée, è Locatelli, Rabiot, poi se Pogba sarà in forma, cosa molto difficile, Pogba, se no Fagioli, cioè Propella, ma c'è anche McKenny da tenere d'occhio. Quindi per me il centrocampo a inizio stagione sarà Fagioli appena rientrerà, Rabiot, Locatelli, con McKenny, Rovella, eventualmente Pogba in panchina, e per me potrebbe arrivare che Prem Thuram, se dovesse arrivare appunto, potrebbe in panchina e potrebbe poi iniziare a entrare a fare male il titolare verso metà stagione. Per me, se dovesse arrivare a parte fa panchina, subentra verso il 65esimo, così, e poi può iniziare a fare il titolare più avanti. Quindi ci sono diversi nomi in uscita come Zaccaria, Miretti, Hans Nicolussi e forse in entrata anche Prem Thuram. Per me sarebbe una bella mossa vendere Miretti in prestito, Nicolussi o a titolo definitivo in prestito, a titolo definitivo sarebbe top perché comunque ti porterebbe 6 milioni le casse, che non sono pochi. Vendere questi due giocatori, se proprio arrivano offerte irrinunciabili dalla rabbia, vendere anche Pogba, tenersi Locatelli, Rabiot, Fagioli, Rovella e andare a prendere anche Prem Thuram, tenendosi anche